non tanto se siamo disposti a cambiare, ma a quale velocità. Quindi non tanto se siamo disposti a cambiare, perché a volte uno dice ok cambio, ma a quale velocità? Cioè, una volta che io prendo una decisione, quanto ci impiego a metterla in pratica? E guardate che questo vale nei contesti aziendali, a livello professionale, ma anche personale. Prendo una decisione, ok, ci siamo trovati, l'abbiamo presa. Qual è il periodo di applicazione? Perché ricordatevi che oggi non è più pesce grande che mangia pesce piccolo, ma è pesce veloce che mangia pesce lento. Quindi, mi raccomando, non perdiamo di vista questa cosa. Noi aumentiamo la competitività nostra o delle nostre imprese per continuare a creare benessere. È chiaro che poi ognuno di noi, in base alla propria scala di criteri e valori, deciderà come gestire al meglio il suo benessere. Per alcuni di noi benessere vuol dire avere molto tempo libero da dedicare alla propria famiglia, ai propri hobby, ai propri spazi. Per qualcuno di noi benessere significa magari avere un tenore di vita da passare da un livello A a un livello B. Ognuno di noi ha un modo di vivere il proprio benessere e va assolutamente rispettato. Allora, uno degli argomenti che affronteremo è: ma come posso essere competitivo nel mercato per creare benessere personale, professionale o lavorativo? Facendo il minimo sforzo per il massimo risultato.